Riforma sanitaria al centro dell'incontro organizzato questa mattina presso il Grand Hotel Salerno, che ha visto protagonisti i segretari generali nazionali di CGIL, CISL e UIL. Un'occasione importante per discutere degli aspetti più controversi della riforma ed immaginare un percorso di confronto fra sindacati e governo. Diritto universale alla salute è scritto sulla nostra carta costituzionale, ma ad oggi è ancora un miraggio per tante persone. Abbiamo situazioni molto diverse tra il nord e il sud, abbiamo un fenomeno di migrazione continua per curarsi, questo non è accettabile nel nostro paese. Bisogna ripartire dai bisogni delle persone, dai bisogni dei territori e creare davvero un diritto alla salute che sia uguale e positivo per tutti. Anno dopo anno il tema della sanità ha sempre voluto dire tagli alle strutture, tagli all'innovazione, alla ricerca, tagli al personale, questo non è più sopportabile. Cittadini sani innanzitutto vuol dire mettere tutti nelle condizioni di avere accesso al servizio sanitario nazionale, ricostruire un sistema per cui i livelli essenziali di assistenza sono riconosciuti effettivamente a tutti, in tutte le regioni d'Italia e in tutte le modalità organizzative, quindi vuol dire finanziare significativamente il fondo sanitario, ridurre la spesa privata per le famiglie che spesso poi corrisponde alla rinuncia a curarsi, vuol dire occuparsi di liste d'attesa, vuol dire intervenire sui ticket, cioè vuol dire innanzitutto garantire il diritto ai cittadini. A proposito di investimenti, il governo ha annunciato l'avvio delle ZES per la Campania e il Mezzogiorno, possono essere uno strumento utile per rilanciare anche la questione meridionale, chiamiamola così? Io penso che c'è bisogno per il Mezzogiorno, noi lo proponiamo, di un'agenzia per lo sviluppo, di una idea che riproponga il tema dell'industrializzazione, della qualità dell'industrializzazione, oltre che il tema delle infrastrutture. Le ZES sono sicuramente una scelta, è importante, cominciano a preoccupare quando diventano la panacea di tutti i mali, mentre ancora non si sono, come dire, trovate modi enormi per quelle sulle zone portuali che si erano già decise. Mettendo in moto le due commissioni che abbiamo deciso con il governo precedente e che questo governo ha già prorogato per evitare che scadessero i termini. Una è la separazione della previdenza dall'assistenza, che così farebbe presentare il governo in Europa con le carte a posto, perché l'Europa dice che abbiamo il 19% di PIL per la previdenza, ma è perché c'è agganciata tutta l'assistenza che gli altri paesi invece non mettono. Senza l'assistenza siamo a meno dell'11%. A proposito, quando si parla di aumentare le pensioni minime, quelle sociali, quella è assistenza, non c'entra niente con la previdenza. Discutiamo di previdenza, della flessibilità in uscita dei lavoratori, dei lavori gravosi, dei lavori, diciamo, che non fanno arrivare alla pensione. E per i giovani, attenti, quota 100 per chi ha cominciato a 40 anni, ci va a 100 anni in pensione.